Tiene intención. Lo stesso concetto che applicavi, cioè... no, allora per i maschi c'è il concetto perché sono lo stesso, io ho dato lo stesso testo e lo sono infilato, diciamo, fatto vedere, capito? Okay. Io ho riportato, quindi è giusto che sia un altro testo, sì. Perché uno ha fatto, uno ha portato un testo suo, sì, sì, certo. E l'altro sì, si è fatto il nostro, sì, sì. Non è successo qualcosa che so. Io ho scritto con un attimo. Cosa? Tanto io non so. E io non l'ho letto. E lei mi legge il telefono. Cioè di tenersi di fianco. Come si chiama? Anzi, ah, ma... fai fare il chiamino. Sì. Elisa, scusa, vuoi venire? Ma letto. Dove c'è la telecamera? Leggi. Leggi. Ah, perché stavo leggendo. Ah, quella la prima che ho detto. Non ho capito. Allora non ce l'ho da capire. Ma dove viene questa altra telecamera? Non c'è. Oggi ci siamo tanti. Buongiorno. Ah, va a piacere. Questo è un che porti? Il monologo che mi hanno fornito, quello L'amore non va in vacanza. Ok. Allora. Ho scoperto che quasi tutto ciò che è stato detto sull'amore è vero. Shakespeare ha detto: il viaggio finisce quando gli innamorati si incontrano. Che pensiero straordinario, no? Io credo di non aver mai sperimentato nulla di neanche lontanamente simile a questo, però sono più che convinta che a Shakespeare sia accaduto. Che credo di pensare all'amore per il quanto in realtà si lo prende. Rimango sempre stupita dal potere assoluto che ha di influenzare e influenzare la nostra vita. Che sempre Shakespeare mi pare che abbia detto che l'amore è cieco. Ecco, questo so che è vero. Per alcuni, del tutto inspiegabilmente, l'amore è felice. Per altri l'amore è perduto. Però l'amore può anche essere provato, magari anche solo per una notte. E poi c'è un altro tipo di amore, il più crudele, quello che quasi uccide le sue vittime. Si chiama amore non corrisposto. Ecco, io di questo sono un'esperta. La maggior parte delle storie d'amore è fra due persone che si innamorano l'una dell'altra. Ma il resto di noi? Quali sono le nostre storie? Quelle di noi che ci innamoriamo da soli? Noi siamo le vittime dell'amore unilaterale. Noi siamo i disgraziati fra gli innamorati. Siamo i non amati. Siamo i feriti in grado di camminare. Siamo gli handicappati senza parcheggio riservato. Sì, avete davanti un individuo di questa specie. Perché io ho amato volontariamente quell'uomo per 3 infelici anni. Onestamente, sono stati gli anni più infelici della mia vita. I Natali peggiori, i compleanni peggiori. Capodanni passati tra lacrime e valium. Sì, quelli in cui sono stata innamorata di lui sono stati gli anni veramente più bui della mia vita. Che tutto perché? Perché sono stata maledetta dall'innamoramento per un uomo che non mi ha mai amata. E mai mi amerà. Mai mi amerà. Quando lo vedo,
Il mio cuore batte all'impazzata, la mia gola si stringe. Non riesco a respirare. Sono tutti classe Cesina. Abito a Roma, ma non sono di Roma, sono di Bergamo. Però sì, io risiedo a Roma, sì. E segui qualche corso? Ho frequentato un'accademia l'anno scorso, sì, l'ho terminata a giugno, quindi al momento ho terminato, diciamo. Sì. Molto bene. Ok. Noi la ringraziamo. Grazie a voi. Se le faremo sapere. A prescindere dal risultato del positivo o negativo, comunque. Va bene, perfetto. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Buon rientro. Grazie. Praticamente l'incipit, c'è questo monologo. Bello.